Il libro spiega anche che le pompe aspiranti che sollevano l'acqua funzionano con lo stesso principio, cioè riducendo la pressione in un contenitore fino a produrre il vuoto. Però queste pompe non possono sollevare l'acqua ad un'altezza superiore ai 10 metri circa. Vediamo meglio perché. Ai tempi della rivoluzione industriale, fine 1600 e con la nascita delle prime macchine termiche, si cercava di prosciugare le miniere dall'acqua delle falde acquifere. Infatti le miniere erano invase dall'acqua e questo non consentiva l'estrazione del carbone. Quindi venivano utilizzate delle macchine termiche, delle pompe, macchine aspiranti che sollevassero l'acqua dal fondo della miniera fino al livello del terreno. Questa è la miniera sottoterra e il livello del terreno, si crea il vuoto all'interno di un recipiente e per lo stesso principio della cannuccia o anche del manometro differenziale del tubo a U, il livello dell'acqua risale nel ramo destro del tubo a U, il ramo collegato con il recipiente dove la pressione è minore, addirittura è una pressione che diventa quasi zero. Il tubo a U sarebbe in pratica questo, con il ramo sinistro che riceve la pressione atmosferica e il ramo destro collegato al recipiente con il vuoto. La pressione atmosferica si propaga all'interno dell'acqua e preme dal basso verso l'alto. Però sappiamo che la pressione atmosferica corrisponde alla pressione che fa una colonna d'acqua alta 10 metri, cioè in grado di tenere sollevata l'acqua per 10 metri d'altezza, non più di 10 metri però. Quindi se uno deve togliere l'acqua a una profondità maggiore di 10 metri rispetto al livello del terreno, per esempio la miniera è più profonda, bisogna prosciugarla fino a una profondità, non so, di 15 metri, allora questo sistema non va bene, perché la colonna d'acqua non può risalire per più di 10 metri, perché la pressione atmosferica più di quella spinta non può fare. In questo esempio immaginiamo che l'acqua inizialmente arrivasse a un livello più alto, è stata prosciugata tutta la miniera fino a questo livello, ma non si riesce a prosciugare quest'altro strato residuo d'acqua perché si trova a più di 10 metri di profondità rispetto al livello del terreno.